Mamma mia, mamma mia, che cosa ho visto. Partita che non è terminata da molto, anzi da 2-3 minuti, ma la Juve perde e perde nuovamente per colpe sue. Si sono fatti i gol da soli. Ben ritrovati a tutti in questo nuovo video, ovviamente. Prima di continuare vi chiedo di lasciare un mi piace, iscrivervi al canale e attivare la campanella per non perdervi nessun nuovo contenuto e ditemi la vostra qui sotto nei commenti su questo primo big match di giornata, perché poi domani ci sarà anche Milan-Lazio, ovviamente. E che dire, mi sono goduto questa partita, una partita in cui va in vantaggio la Juve, ma poi la perde per colpe sue, perché si fanno, cioè si sono fatti due gol da soli. Uno è responsabilità di Szczęsny, che è rimasto fino all'ultimo indeciso, secondo me, tra bloccare la palla, tiro a giro o tiro a giro di Insigne, tra l'altro, tra bloccare la palla oppure respingerla, gli è uscita una via di mezzo e Politano è stato lesto a ribadire in rete e pareggio del Napoli. Ma il gol del vantaggio del Napoli è un qualcosa di pazzesco. Secondo me sarebbe finita in pareggio la partita perché sì, il Napoli nel secondo tempo, grande spinta, tutti all'attacco. Grande pressing, poteva arrivare sì il gol, ma nel finale stava un pochino scemando questa spinta del Napoli, quindi sarebbe potuto benissimo finire in pareggio se non fosse stato per l'errore della difesa della Juve, perché non mi sento di dare colpe a Szczęsny. Sì, quella secondo me poteva anche essere una palla prendibile da Szczęsny, però ok, decidi di non uscire, ci sono tre cavolo di giocatori juventini, senza pressione tra l'altro di giocatori napoletani, dovresti riuscire a spazzare la palla. Invece, Rabiot salta, l'altro giocatore che non ricordo chi fosse, immobile, ma non immobile, immobile nel senso fermo, statico, ma era quello un po' più avanti di tutti, quindi era quello che meno di tutti poteva intercettare la palla, secondo me. Ken si vede sbucare, Ken che entra dall'altro verso la fine nel secondo tempo, si vede sbucare questa palla, tenta di mettere la testa, ma ovviamente la palla gli va verso la porta sua, come inevitabile che sia, anche perché la postura del corpo era verso la porta sua, più o meno. Szczęsny fa un mezzo miracolo con un gran riflesso a salvare la palla sulla linea, ma Koulibaly, che era salito per il calcio d'angolo, si ritrova la palla sui piedi e da mezzo metro probabilmente insacca in rete e va a festeggiare sotto la curva napoletana. Quindi nel complesso mi sento di dire vittoria meritata del Napoli, sia per il secondo tempo che ha fatto e sia perché la Juventus, cioè se fosse uscita con un pareggio da Napoli, sarebbe stata comunque un buon risultato per me. Certo, non nel complesso un risultato da Juve che punta ovviamente sempre a vincere, ma considerando il fatto che mancavano molti giocatori e ve li elenco tutti, tra l'altro, un attimo solo, eccoli qui, mancavano, un attimo, eccoli, mancavano i sudamericani, praticamente, vi ho già spiegato la storia ieri nei pronostici: Alexandro, Arthur, Bentancur, Cuadrado, Danilo, Dybala, Caio Jorge, vabbè, Nicolussi e anche Federico Chiesa, che avrebbe fatto comodo secondo me nelle ripartenze nel secondo tempo, però questo è un discorso a parte. Chiesa ovviamente non è sudamericano, ma si è infortunato in nazionale ed è fuori. Al Napoli anche mancavano Mertens, Meret, Lobotka, Demme, Gulam. Però comunque per quanto riguarda gli 11 era messo molto meglio rispetto alla Juve, questa è una cosa oggettiva. Ma appunto dico, cioè se la Juve avesse perso per meriti del Napoli, cioè se quei gol fossero stati magari delle belle azioni manovrate da parte del Napoli o tiro a giro di Insigne per fare un esempio qualsiasi, cioè non avrebbero potuto dire nulla perché sì, ok, avrebbero avuto questa attenuante, no, delle assenze. Ma in questo caso, cioè perdere in questo modo con gol subiti, in questo modo gol che praticamente sono degli autogol,
Entrambi non è certamente accettabile ed Allegri e la società si devono far sentire. E fatta questa lunga premessa, o meglio questo lungo discorso, andiamo a vedere nel dettaglio cosa è successo. Il Napoli che anche egli, comunque, o meglio, Manolas sbanda nel primo tempo, regala una palla a Morata che la insacca in rete, anche lì, erroraccia da parte del difensore napoletano, quindi a livello di errori ne abbiamo visti, insomma, un bel po' questa sera, e Morata insacca in rete ed è un gol d'oro per la Juve, considerando che te lo ha regalato il Napoli. La partita, non dico, va in discesa verso la... cioè, non dico che pende verso di te, ecco, perché comunque il Napoli, ripeto, nel secondo tempo poi avrebbe potuto benissimo, al di là degli errori della Juve, pareggiare e vincere la partita, però, cioè, va in vantaggio a Napoli, inaspettatamente, tra l'altro, il contraccolpo anche dell'errore si sarebbe potuto far sentire per i napoletani, e ha qualche altra occasione anche la Juve, il Napoli che non brilla nel complesso del primo tempo, però si va a riposo sull'1-0, risultato comunque positivo per la Juve, anzi positivissimo. Però il Napoli riparte alla grandissima nel secondo tempo, in spinta, tutti votati all'attacco, hanno delle occasioni, possono segnare, c'è quell'aria che il Napoli possa segnare da un momento all'altro, e Politano lo fa al 57esimo, come ho già detto, su errore di Szczęsny, tiro a giro di Insigne, Szczęsny non sa benissimo cosa fare, se bloccarla o respingerla, la palla rimane lì di fatto e Politano insacca. Il Napoli continua a spingere, deve uscire anche Insigne per infortunio, non so cosa abbia fatto dopo un calcio d'angolo. Si è toccato il ginocchio oppure il muscolo sopra il ginocchio, non so sinceramente. Entra anche Lozano, Unas era entrato al posto di Elmas all'inizio del secondo tempo, poi nel finale entreranno anche Petagna per Osimhen e Marquit per Mario Rui, ovviamente. E Koulibaly all'85esimo, quando quella spinta del Napoli stava scemando, insacca a capo. Ringraziando, diciamo, la difesa della Juve. Quindi, ripeto, il Napoli nel complesso merita questa vittoria. Un'altra partita, la prima partita di questa terza giornata, si era giocata alle ore 15 e io avevo detto nei miei pronostici di ieri, in cui tra l'altro avevo detto che sarebbe finita, secondo me, in pareggio, Napoli-Juve, e ci è mancato poco e poteva finire benissimo in pareggio. Ho toppato invece per quanto riguarda Empoli, Venezia, e questi sono gli scherzi che fanno le soste. Probabilmente in questo caso sarebbe stato meglio per l'Empoli continuare a giocare e non fermarsi. Invece al Venezia ha fatto bene questa sosta e va a vincere 2-1 ad Empoli. Per niente scontato, ovviamente io avevo detto 1 o al massimo 1x. Tra l'altro arriva il primo gol di Okereke per il Venezia, che avevo detto tempo fa, giorni fa, nella mia analisi un po' generale sul campionato che sarebbe poi iniziato e sul mercato, ovviamente. Okereke sarebbe potuto essere comunque un valore aggiunto, perché per il Venezia è un gran colpo. Okereke, ripeto, che era l'attaccante del Bruges, ha giocato in Champions anche, quindi una certa esperienza, va a giocare in Italia al Venezia. Se si ambienta in maniera giusta, può essere veramente un valore aggiunto. E spero per lui e spero per il Venezia che sia così. Insomma, intanto è arrivato il suo primo gol, il gol del 2-0. Poi nel finale arriva il gol bandiera sul rigore dell'Empoli all'89esimo. Quindi l'Empoli, dopo aver fatto un colpaccio a Torino, cade in casa inaspettatamente, visto le premesse, contro il Venezia. Stasera, ovviamente, anzi, fra poco ormai, Atalanta-Fiorentina. Chiudo qui questo video che già è andato troppo per le lunghe e vi ricordo ancora di iscrivervi, attivare la campanella, lasciare mi piace e ditemi la vostra qui sotto nei commenti. Buona cena a tutti, al prossimo video.